La bella d'estate, la serie TV che in questi giorni si sta realizzando tra Popoli, Scanno, Campri e Gesso Palena, diretta da Stefano Sarcinelli e con la straordinaria partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, che andrà in onda su Apple TV e su altre piattaforme, vede il coinvolgimento della Regione attraverso il progetto Abruzzo Benessere e l'ARTA come soggetto attuatore. Promozione dunque del territorio, lì dove si rende sempre più necessario comunicare le nostre bellezze. Stiamo facendo tanto per portare non Popoli ma l'Abruzzo in generale a uscire fuori dai confini regionali. L'Abruzzo è pieno di bellezze, però pochi li conoscono, quindi questo progetto va in tal senso. Quindi ringrazio la Regione, ringrazio ARTA che è il soggetto attuativo del progetto. Elementi come la cucinotta danno un impulso in più a far pubblicità a questo evento. Dicevo prima nel mio intervento, noi piccoli comuni dobbiamo far rete, dobbiamo agire tutti insieme per sponsorizzare l'Abruzzo in generale, non solo i nostri territori, perché abbiamo tanto da far vedere e tanto da mostrare. Alla presentazione di questa mattina con il sottosegretario d'Eramo, gli assessori Quaresimala e Imprudente, i sindaci dei comuni coinvolti e anche la bellissima Maria Grazia Cucinotta che parla così del suo rapporto con l'Abruzzo. E mi hanno fatto innamorare dell'Abruzzo, facendomelo scoprire attraverso i loro occhi e il loro amore. E quindi io sono contenta di essere qui perché comunque l'Abruzzo merita di essere valorizzato. Spero che punti sulla comunicazione perché in tutti i libri di comunicazione c'è scritto, la prima cosa che c'è scritto, se non appari non esisti, quindi bisogna investire per far conoscere queste bellezze al di là dell'Italia e portare turismo in modo tale da creare delle opportunità per i ragazzi di lavoro. E appunto, qual è il suo rapporto con l'Abruzzo dopo aver girato così tanto per questi luoghi così Per me suggestivi? l'Abruzzo è il posto più vicino dove poter passare le vacanze e passare un weekend tranquillo con la mia famiglia, stare con gli amici, godermi le bellezze, la salute, perché poi comunque tutto quello che ti circonda qui è sano. E questo è il vero lusso è questo, vivere sano.